A Monza, nel quinto appuntamento stagionale della Coppa Italia, al termine di due gare decisamente combattute, una vittoria a testa per Riccardo De Bellis e Enrico Dell'Onte nella prima divisione, con quest'ultimo che dedica la sua affermazione all'amico e rivale Mamè, scomparso in pista a fine giugno. Dominio di Fabrizio Montali nella seconda divisione, con il binomio pilota BMW 320i apparso un gradino sopra i rivali. La gara 1 della prima divisione vive per tutta la sua durata sul serrato duello fra l'autore della pole, Enrico Dell'Onte, Lamborghini Super Trofeo, e Riccardo De Bellis, Porsche 997 GT3 Cup, partito al suo fianco in griglia. Allo spegnersi del rosso, indecisione proprio del pole setter, che viene sfilato dal rivale e anche da fondi. Alla seconda tornata, la risposta di Dell'Onte, che si porta in seconda piazza ed inizia una sfida a suon di giri veloci con De Bellis. De Bellis però non sembra sentire la pressione e così anche quando alla staccata violenta della prima variante all'inizio dell'ottavo giro Dell'Onte riesce ad affiancarlo, non cede un metro con il rivale che invece si scompone e perde terreno prezioso. Ultimo tentativo all'ultimo giro, ma anche in questo caso De Bellis non si fa sorprendere. Fondi completa meritatamente il podio. Nuova sfida 3 anche in gara 2, dove però Dell'Onte, pur facendosi sfilare al via, in due giri riesce a riprendersi la posizione, ai danni di Fondi che poi si deve difendere anche dagli attacchi di De Bellis. I due si superano un paio di volte con Fondi che ha la meglio sul rivale, sotto la bandiera a scacchi. In occasione del podio arriva anche la dedica di Enrico Dell'Onte per l'amico e rivale Andrea Mamè. È ancora una volta lo start, la parte più concitata nella gara della seconda divisione. Sia Giacon, terzo in griglia, che Gurrieri, quarto, passano Montali e Pigozzi, partiti dalla prima fila. Entrambi in poco più di un giro passano Gurrieri, che così si deve guardare le spalle anche da Bettera. Nuovo giro e nuovo cambio al vertice, con Montali che conquista la testa ed inizia la sua cavalcata. Al terzo è protagonista in negativo Pigozzi. Il veloce pilota, nel tentativo di passare Giacon, perde il posteriore della sua vettura alla staccata prima della parabolica e finisce nella sabbia. Gli ultimi brividi li offre proprio Montali, con il cofano della sua vettura che si apre a tre tornate dalla fine, provocando qualche danno e un po' di apprensione, senza tuttavia compromettere il risultato finale, con Giacon e Gurrieri con lui a podio. Nuovo Montali sale sul gradino più alto del podio in gara 2. Come per gara 1, ad uno start cauto segue un assolo, con la prima piazza conquistata di prepotenza a fine del primo giro e mai più lasciata. Con lui sul podio salgono Giacon e Pigozzi, che nelle prime fasi provano ad opporsi a Montali, proprio come Gurrieri, che è però scivolato quarto per un lungo alla seconda tornata. Doppio successo per Toby nel campionato italiano turismo di serie con la sua Renault Megane RS, così come per il giovane Trebbi, Clio Cup, e per il coriaceo Palermo, che si aggiudica in entrambe le gare la classe N 2 litri.